Ciao amici, un nuovo appuntamento qui su YouTube. Questo è molto divertente secondo me, eh? Già sono molto carico. Abbiamo una serie di gol iconici, in realtà sono 32, sono 16 scontri e poi ovviamente come nelle coppe si arriverà a una finale, cioè si parte con i sedicesimi di finale, poi ottavi, quarti, semifinali e finali. Gli abbinamenti sono algoritmici, assolutamente casuali, e io dovrò scegliere tra i due gol che mi vengono presentati con abbinamento casuale, come se ci fosse un sorteggio. Un po' come la Champions League dei gol iconici, diciamo. Ecco, così è. Primo scontro, Baggio con Juventus Brescia e Rooney Manchester City Manchester United. Allora, il gol di Baggio Juventus Brescia fu iconico anche perché fu il gol che di fatto diede lo scudetto alla Roma in quell'anno, perché fu un gol proprio negli ultimi minuti di Roberto Baggio, una serpentina pazzesca, in una partita che tra l'altro Brescia giocò benissimo. E di qua invece abbiamo il gol che è stato un po' la copertina del calcio inglese per anni. Lo avevamo in tutte le sigle noi, in tutte le salse. Il gol di Rooney che si alza e fa questa rovesciata bellissima nel derby contro il Manchester. E devo dire che per quanto questo gol di Baggio sia iconico, però altri gol di Baggio secondo me sono più iconici, io scelgo Rooney Manchester City, Manchester United, perché fai un gol così nel derby e per anni sei in tutte le collezioni di gol del mondo. Secondo me devi vincere. Allora, è bella questa. La rovesciata di CR7 o l'urlo di Tardelli. Vabbè, qui però questo è il gol iconico per eccellenza, quello di Marco. È bellissima la rovesciata di Cristiano Ronaldo. È stato un po' l'accento su un'epoca, però io prendo il gol di Tardelli perché non c'è nulla, secondo me, di più iconico del gol di Tardelli. Oh, qui c'è un gol di Djorkaeff, detto il serpente, contro la Roma nel 1997. Non so se ve lo ricordate, è quello che rovescia in una maniera strana, mette la gamba dritta alta sopra la traversa, sopra la testa. Anche questo è stato un gol iconico, volevano prenderlo addirittura per sostituire la mitica figurina sulle panini. Qualcuno aveva anche paventato questa cosa, non l'azienda ovviamente. E poi qui c'è il gol di Chiesa contro l'Austria. Vabbè, io scelgo il gol di Chiesa, un po' perché è più iconico per me, un po' perché è più nazionale. Bergkamp, Arsenal Newcastle 2002. Allora, se non sbaglio ho fatto io la telecronaca di questo gol. Lui fa un controllo dentro l'area di rigore, si gira e poi riesce a segnare con un controllo impossibile, però quello di Totti è il famoso pallonetto da fuori area. Pallonetto! E prendo il gol di Totti, un gol iconico di Francesco. Forse con quello alla Sampdoria è più bello che abbia segnato in carriera, probabilmente. Solskjaer, Manchester. Questi erano due potenziali da finale, secondo me. Solskjaer, Manchester United contro il Bayern di Monaco. Questo è un gol iconico perché io c'ero in quella finale, non facevo la telecronaca, ero inviato. Non so se ricordate quella partita, ma il Bayern di Monaco vinceva 1-0 praticamente a un minuto dalla fine. Schmeichel, il portiere del Manchester United, si porta in attacco, segnano Sheringham e Solskjaer all'ultimo secondo in pieno recupero, il Manchester vince la Coppa dei Campioni 2-1 contro il Bayern di Monaco. Io mi ricordo che ero lì a Barcellona e non ho mai visto tanta gente piangere come in quel momento. Anche questa però è una finale di Champions League ed è un gol iconico, è quello della vittoria contro il Bayer Leverkusen, e Zidane fa questo gol, ragazzi. La palla scende in perpendicolare, lui, guardate, si vede bene nella foto, si piega con la schiena, la colpisce praticamente quasi sdraiato sull'aria, non so come abbia fatto, e la mette all'incrocio dei pali. E io devo dire che per me questo è sempre stato il gol iconico delle finali Champions League, quindi voto Zidane. Grosso Italia-Germania e Kakà Milan-Manchester United, e qui la faccio più veloce amici, gran gol quello di Kakà in Milan-Manchester United, velocità, tecnica, anche a porto di squadra, ma lui andò via, lui in quell'anno era imprendibile, però io prendo il gol di Grosso Italia-Germania, come fa a non prendere il gol di Grosso Italia-Germania? Me l'avete messo e quindi adesso è forte candidato alla vittoria finale, già ve lo dico.
Trezeguet, Italia-Francia del 2000 o Van Persie, Olanda-Spagna del 2014? Van Persie in volo me lo ricordo bene, però secondo me Italia-Francia, cioè questo fu il c'era il Golden Goal era una cosa che avevamo mutuato, dico noi del calcio, anche se io la odiavo, l'avevamo mutuato dall'hockey su ghiaccio, cioè il primo che segna vince, praticamente come Giardinetti, secondo me non si può fare, il primo che segna vince, però è stato comunque un gol iconico. Pavard, Francia-Argentina 2018, Rivera dalla Germania 70, anche qui ragazzi la scelta è obbligata. Rivera è sul palo quando la Germania pareggia nuovamente e litiga con il portiere Albertosi che lo manda quasi a quel paese, lui si abbraccia al palo, disperato perché non ha avuto il riflesso di fare l'ultimo intervento, però l'Italia batte, lui va di là, subito dopo, l'Italia batte, lui va di là e si fa trovare al centro dell'area di rigore, piatto, praticamente rigore in movimento, Italia-Germania 4-3. E quello è il gol più iconico. Balotelli Italia-Germania 2014, con lui che mostra il fisico, e però Barcellona-Chelsea del 2009, gol di Iniesta. Non è il gol che io preferisco di Iniesta, il gol che preferisco di Iniesta è quello del Mondiale del 2010. Con Camacho sotto di me, telecronista, che urla una delle frasi più belle che abbia sentito urlare un telecronista. Il telecronista, la prima voce ovviamente, faceva gol, Iniesta, gol, e lui dice semplicemente, Iniesta, mi vida! Iniesta, mi vida! Perché era mondiale vinto dalla Spagna. Scelgo Iniesta come gol contro questo Chelsea del 2009, tra l'altro in una partita, come ricorderete, piena di casini arbitrali, gente che litigava in campo, un disastro. Messi, Barcellona, Bayern di Monaco 2015, Ibra, Svezia-Inghilterra 2012. Allora, questo di Svezia-Inghilterra 2012 è il famoso gol da centrocampo in rovesciata di Ibrahimovic. Guardate quanto va in alto, lì aiuta molto il fatto che lui sia cintura, non credo nera, di taekwondo. Però prendo Messi in Barcellona, Bayern di Monaco del 2015, perché un gol di Messi ci deve essere per forza. Materazzi Italia-Francia in finale, Manolas Barcellona-Roma 2018. Quello è il gol del 3-0 della Roma che elimina quel Barcellona ai quarti di finale di Champions League e poi va a perdere con il Liverpool in semifinale, la Roma di Di Francesco. Però volete non mettere, lo so che c'è un po' di 2006 amici, ma gol di Materazzi 2006. Anche qui, ma ragazzi, non mi mettete, sono uscite delle coppie, questi avrebbero vinto in tutte e due. Ronaldo fino alla Coppa UEFA col famoso doppio, triplo, quadruplo passo contro Luca Marchegiani. Questo però è il gol di Van Basten di sinistro, da posizione impossibile agli europei, e prendo quello di Van Basten. Prendo il gol di Van Basten, è il gol iconico per eccellenza, il gol di Van Basten. Abbiamo un Drogba in Chelsea-Bayern di Monaco, il gol dell'1-1, no, il gol dell'1-1, per poi ci fu i rigori, no? Segnò ancora Drogba sul rigore. Didier Drogba, sempre lui, meravigliosamente Didier Drogba, copyright Massimo Maranella, però io prendo un altro gol iconico che è quello di Del Piero contro la Fiorentina. E con quello col Piacenza, se non sbaglio, uno dei gol più belli di Del Piero, quindi lo prendo assolutamente. Maradona gol del secolo, anche se l'Andriy Shevchenko che ha urlato quando ha segnato quel gol, che lui dice essere stato un tiro in porta, ma che molti ancora pensano potesse essere un cross, contro la Juventus fu molto bello, però il gol di Maradona non può che essere il più iconico. La punizione di Roberto Carlos in un Brasile-Francia, con la palla che gira, io ho incominciato a studiare l'effetto Magnus e gli effetti, quindi la fisica del pallone, diciamo, proprio guardando quel calcio di punizione di Roberto Carlos. E invece il gol di Agüero è quello decisivo per lo scudetto del 2012, in pieno recupero, però io prendo la punizione di Roberto Carlos, perché anche questo è stato un modo di segnare un'epoca. Batistuta Fiorentina-Arsenal, qui è un gran bel gol, più che un gol, diciamo, iconico, è iconico, ma diciamo che non segnò una stagione, e il gol di Raffanelli in finale Champions League per forza iconico, è l'unica Coppa Campioni, l'ultima Coppa Campioni vinta dalla Juventus, quindi
certamente quel gol là. Ah, qui siamo già andati oltre, siamo già al primo ottavo di finale, quindi andiamo più veloci perché abbiamo le storie un po', l'abbiamo detto. Punizione Roberto Carlos, Maradona gol del secolo, Maradona gol del secolo. D'altronde se si chiama gol del secolo ci sarà un motivo, anche se era il secolo passato. Trezeguet Italia-Francia, Rooney-Manchester City, voto Rooney, Manchester City. Grosso Italia-Germania, Ravanelli, Juventus-Ajax, voto grosso, abbiate pazienza, è anche un po' una roba personale. Messi-Barcellona, Bayern di Monaco, Rivera-Italia-Germania. Beh, qui per noi è Rivera, a livello mondiale secondo me alla fine è più quello di Messi, ma voto Rivera, dai, Rivera anni 70, facciamo i nostalgici. Tardelli Van Basten, no. Tardelli Van Basten, no. Molta Italia, però metto Tardelli. Materazzi Iniesta, dai, metto Iniesta, anche se gol in finale di Materazzi, però quello che ricordiamo è più il rigore, quindi è più iconico. Del Piero Zidane, metto Zidane, il gol in Champions League è più iconico. Chiesa Totti, Totti Roma Inter rispetto a quello di Chiesa è molto più iconico. Oh, qui siamo già ai quarti di finale. Maradona contro Rooney, no, ho sbagliato, ho messo Rooney ma in realtà scelgo Maradona. Zidane Totti, voto Zidane, Champions League 2002. Grosso Rivera, voto grosso perché noi col mondiale l'abbiamo vinto e quell'altro del 70 l'abbiamo perso. Tardelli e Iniesta, voto Tardelli. Quindi siamo in semifinale. Eccolo lì, Tardelli grosso. Le due Italia-Germania, ce n'erano tre di Italia-Germania, pensate. E qui è una cosa generazionale. Allora, io sono sicuro che tutti quelli della mia generazione votano Tardelli, perché è legata, però tutti quelli che invece avevano 14 anni, non nell'82 ma nel 2006, votano grosso. Io qui lo dico, c'è una roba un po' personale e io voto grosso, come gol iconico voto grosso. Allora, guarda, io voto grosso, perché voi quale votate? Facciamo una cosa, su Instagram decidete voi quale votiamo, io faccio la mia classifica, però sappiamo che sarebbe cambiata, mettiamo uno al posto dell'altro. Ditemi chi tra il gol di Grosso e il gol di Tardelli, quale votate come gol più iconico. Poi siamo Zidane Maradona, e io voto ancora Maradona, il gol del secolo. E Grosso, e siamo già alla finale adesso, Grosso Maradona, vabbè, te voglio bene Fabio, ma questo è il gol del secolo, il gol del millennio, il gol della storia del calcio, quindi è il gol iconico per eccellenza. Devo dire che quando l'ho vista ho già deciso che avrebbe vinto questo gol di Maradona. Come però ho già deciso che anche Grosso meritasse un'alta posizione per quello che ha voluto dire per tutti noi. Siete d'accordo? Avreste votato diversamente? Provate a fare voi il vostro campionato con gli amici, iscrivetevi al canale e scrivete i vostri suggerimenti. Ciao!